maniera dispregiativa. Non ho mai parlato di fricchettoni e di hippie in questa giornata, 21 marzo 2017. Nega tutto, Roberto, ma invece... Però mi piacerebbe dire un'altra cosa, ovvero che da questo album John Lennon ribattezzò il nostro Bowie come il rock and roll con il rossetto. Questo è carino proprio perché lui cambiò tutto completamente, il suo look, le sue tendenze, no? E si mise il rossetto. E tra quelle si mise il rossetto, infatti quando salpò in America in un'intervista lui dichiarò anche di essere gay. E la moglie Angela lo supportava, insomma, in questo suo cambiamento, si vestiva con vestiti da donna. Insomma, supportò il cambiamento appunto in Ziggy Stardust. Ziggy Star, un'altra curiosità che volevo dire è che, che interessa molto a Roberto secondo me, è che il suo terzo gruppo, i Manish Boys, fu praticamente... messo in risalto dal fatto che comunque erano un gruppo di capelloni. E quindi c'è un'intervista in cui David Bowie dice che i capelloni vanno trattati bene. Che cosa pensi a questo riguardo, Roberto, tu che hai i capelloni? Che... Cioè, prima c'era il sessismo, perché appunto erano altri tempi. Io i capelloni, c'ho i capelli di media lunghezza, ma se stessi sempre a stesse mammelli, poi non potrei dare il giusto contributo a questa stupenda radio. A Radio Roma Futura. Intanto salutiamo Lucia Pilone che ci scrive: siete proprio bravi. Grazie Lucia. È di parte forte, ti, no? Ti ringraziamo. Ma forse solo un pochettino. Non vogliamo dire, non vogliamo rivelare la vera identità, la vera identità di Lucia. Assolutamente no. Manterremo il tuo segreto. Ragazzi, intanto Ziggy Stardust. Stardust. Brothers in Rock. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, but then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in Snow White tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Well, just the ritorniamo dopo questa bellissima canzone
Scriveteci ragazzi, scriveteci perché Violetta insomma vuole rispondere a tutte le vostre domande, ragazzi, a tutte le vostre domande. E poi soprattutto quindi approfittate. Io vorrei che ci fosse risposta. Quindi ce ne posso fare pure una io di domanda. Ok. Vai. Di ogni genere. No, ovviamente siamo in un programma rock, io mi conterrei e... Qualsiasi domanda al 320-6922-565, 320-6922-565, risponde Violetta. E riproporrei anche la domanda che abbiamo posto nel gruppo, ovvero come vorresti ascoltare la canzone Under Pressure a cappello strumentale? Roberto verrà ucciso di questa puntata. Dopo un Matteo risponde, mettiamo anche un Violetta risponde. Va bene. E intanto andiamo a vedere un po' qual era la figura di Ziggy Stardust, no? Violetta. Perché Ziggy era proprio un'ambiguità ambiguità sessuale. Infatti anche quando era proprio un personaggio, cioè David Bowie si è impersonificato in questo alieno androgino. È un protagonista che c'è nei giorni e nelle notti, nella vita reale praticamente. E quindi fu un processo mentale straordinario e drammatico al tempo stesso, racconta proprio Bowie. Bowie ha detto proprio una cosa così. E mi ero lentamente trasformato in Ziggy. Quindi praticamente David Bowie in questo caso, in questo periodo, che si parla del 1972, praticamente va sul palco proprio un altro nome. E dopo un po' appunto si è stufato e l'ha ucciso proprio, annunciando in pubblico la sua definitiva scomparsa. Poi però insomma continua nei teatri di Broadway a fare il giro di nelle varie vabbè, lo continua a far vivere in lo continua a far vivere, lui, esatto, lo fa vivere anche in realtà al cinema, perché Bowie partecipò a questo film che era proprio L'uomo caduto sulla terra, che è un film in cui lui interpreta proprio un extraterrestre, no? Che è caduto praticamente sulla Terra. E come farla assomigliare bene a Ziggy Stardust. Sì, che diciamo che è un proprio un vero extraterrestre, no? Libero qualsiasi tabù sessuale, kitsch, quasi diciamo un personaggio molto trash, che ha anche influenzato varie personalità, ma le stesse Queen furono influenzate. Magari voleva dare proprio un messaggio da questo extraterrestre un po' trans, diciamo. Un po' vabbè, diciamo che era una caricatura, ecco, una caricatura del divo, no? Della prima donna, comunque sul palco. Era appunto l'elogio all'eccentrismo. E per certi versi Ziggy Stardust era emanazione diretta di Alexander Delarge. Chi era Alexander Delage, ragazzi? Era il protagonista di... Il folle psicopatico di Arancia Meccanica. Di Kubrick, che era uscito infatti nel 1971, questo film. Esatto. Proprio nello stesso periodo in cui c'è la trasformazione Ziggy Stardust. E infatti nel suo tour lui si medesimò in questo personaggio. E i suoi concerti d'apertura c'era l'inno alla gioia di Beethoven, no? Sì. E che era la stessa musica che accompagnava nella pellicola Il lavaggio del cervello del folle Delarge. Esatto, quindi diciamo vi ricordate con quei gancetti sugli occhi per fargli vedere tutto il... Sì, ce lo ricordiamo bene. Mi posso immaginare un concerto così. Beh, deve essere stato un bel concerto. Una bella occasione che noi non abbiamo potuto vivere, purtroppo, non essendo nati in quel periodo. Andiamo avanti con la musica. Si parlava di attori e Cracked Actor. The films that I
Salve, torniamo in diretta. Questo era appunto uno dei brani dell'album che uscì l'anno successivo di Ziggy Stardust, cioè nel 1973, Aladdin Sane, e corrisponde, diciamo, a un periodo nel quale Bowie, diciamo, assunse varie personalità. No, assunse tanta quantità di cocaina. Ecco. Ah, volevi parlare per di quello. La sua identità, perché come disse lui stesso, da quando sono nato che cerco un'identità. E lui dice: credo solo nelle mie azioni, rinnego sempre il passato e vivo per il futuro. Infatti, diciamo che questo suo, la sua personalità extraterrestre guardava molto a quello che al futuro. Al futuro, insomma, tutte le criticità della realtà. Un'alta dose di cocaina può aiutare a trovare la propria personalità, quello che pensava David Bowie. Esatto, quindi creare una sorta di realtà futuristica allucinante, ecco. Sì. Ovviamente lo pensava David Bowie, eh? L'abbiamo detto. Lui. E Cracked Actor è un po' la parodia di quello che poi vivevano le star hollywoodiane, e appunto il crack, baby crack, è proprio nella canzone ci dice proprio appunto che C'è un crack che gira. Allora, è il crack. Adesso è proprio il crack. Andiamo a leggere i messaggi che ci mandate al 320692255. C'è Alessio che ci scrive: voglio ascoltare Under Pressure, quindi risponde alla questione di prima. Suonata da Fabrizio e cantata da Robertino. A Violetta risparmio la figuraccia, anche se sicuramente sarà più brava di entrambi a fare le rispettive cose. Io sono cose. Pienamente d'accordo, anche perché io non sono sicuro di poter fare una figuraccia. Cioè, sono sicuro di non fare una figuraccia. Grazie Alessio. Con la mia voce soave e sexy non ovviamente posso. Un salutone. Siete forti Alessio. Tra l'altro ricordiamo anche la trasmissione di Alessio, Sounds Good Italia, che va in onda il giovedì alle 4. Quindi mi raccomando, ascoltatelo. E poi c'è il Duca Bianco, si firma così ancora, che tra l'altro ci è apparsa anche all'altra puntata. La scorsa settimana ci ha influenzato. È sempre scelta, esatto, del personaggio di questa settimana, sì, che ci dice non leggere tutto esattamente.